La legge di Stevin permette di calcolare la pressione esercitata da una colonna di liquido alla sua base, pressione dovuta al suo peso. E vedremo che questa pressione è legata alla densità del liquido, all'accelerazione di gravità G, 9,8 metri al secondo quadrato sulla Terra, però per esempio su altri pianeti a valori diversi, e all'altezza della colonna di liquido, H. Vediamo tra poco la dimostrazione. Questa formula è intuitiva perché un liquido più è denso e più pesa e quindi esercita una pressione, una forza peso e quindi anche una pressione più intensa alla base. La presenza di G è intuitiva perché, come abbiamo appena detto, se andiamo per esempio su Giove, dove la gravità è superiore rispetto alla Terra, lo stesso liquido peserà di più e quindi eserciterà una maggiore pressione alla sua base. E anche la presenza dell'altezza è intuitiva perché se questa colonna di liquido è più alta c'è più massa di liquido e quindi pesa di più e alla base fa una pressione maggiore. Quello che è meno intuitivo è che se anche noi prendiamo una colonna di liquido più larga, diciamo che il liquido è lo stesso, l'altezza è la stessa tra queste due figure, però qui il recipiente, il cilindro è più largo. Allora, quello che è meno intuitivo è che non importa l'area di questa colonna di liquido, pur avendo per esempio questa colonna di liquido un'area doppia, S' uguale 2S rispetto a quest'altra colonna, e quindi pur avendo una massa doppia, il liquido che è contenuto qua dentro rispetto alla prima figura, M' uguale 2M, e quindi essendoci qua alla base un peso doppio, massa doppia vuol dire un peso doppio che è questa grande freccia che si scarica sulla base, ecco, malgrado il peso sia doppio, la pressione è la stessa nelle due figure, alla base delle due figure. Questo perché una forza doppia, in questo caso, si scarica però su una superficie doppia e ricordiamo che la pressione è il rapporto tra la forza e la superficie, quindi doppia forza, ok, però su una doppia superficie è come dire la forza sulla superficie senza i due. Per esempio, 20 newton su 20 centimetri quadrati è come dire 10 newton su 10 centimetri quadrati e quindi la pressione alla fine è la stessa e infatti non compare la superficie della colonna di liquido nella formula della pressione, la legge di Stevin. Vediamo ora la dimostrazione. Il calcolo è simile a quello che abbiamo fatto all'inizio quando calcolavamo la pressione di una persona che sta in piedi. La pressione che esercita sul pavimento attraverso la superficie dei piedi. Qui è come una persona che sta in piedi, in realtà è una colonna di liquido che esercita il suo peso attraverso la superficie di base. Quindi per calcolare la pressione di questa colonna di liquido, che è la pressione esercitata alla base, dobbiamo calcolare la forza peso, che è questa freccia qua, diviso la superficie. La forza peso si calcola massa per accelerazione e gravità. Poi al posto della massa scriviamo densità per volume, è la formula inversa della definizione di densità. Densità è la massa fratto il volume, quindi la massa è la densità per il volume. Poi in quest'altro passaggio il volume lo esprimiamo come area di base per altezza, perché stiamo parlando di una colonna di liquido dalla forma cilindrica. Quindi il volume è l'area di base per l'altezza e l'area di base si semplifica. Ecco qua che matematicamente l'area di base si conferma che non conta niente. La pressione alla fine è la stessa anche se l'area di base è diversa. E questo si capisce anche intuitivamente perché sopra c'è il peso. Il peso abbiamo detto che raddoppia nella seconda figura rispetto alla prima, quindi un peso doppio, ma sotto raddoppia anche la superficie. E quindi nel rapporto peso doppio, superficie doppia, la superficie non conta niente. In conclusione quindi, la pressione che esercita il liquido alla base è dGh, la legge di Stevin. Ora dobbiamo generalizzare la legge di Stevin tenendo conto pure del fatto che quasi sempre, a meno che questo cilindro non sia chiuso sottovuoto, esiste anche l'aria che preme sopra alla colonna del liquido. Quindi questa freccia di colore rosso è la pressione atmosferica presente anche di qua. E dobbiamo ricordarci che per la legge di Pascal la pressione atmosferica si trasmette all'interno del liquido, quindi preme sulla superficie, ma si trasmette all'interno, quindi ce la troviamo anche dentro. Perciò alla base di
della colonna di liquido, io non trovo solo la pressione dovuta all'altezza del liquido, cioè la pressione dovuta al peso del liquido, ma trovo anche la pressione atmosferica, ecco perché va sommata, trovo anche la pressione atmosferica che si è trasmessa all'interno del liquido. Quindi la pressione complessiva che ho qua sotto, alla base della colonna di liquido, è la pressione dovuta al liquido, dgh, ma anche la pressione atmosferica che si è trasmessa dentro il liquido, pAtm, pressione atmosferica più dgh, legge di Stevin generalizzata.